Buongiorno, siamo in piene Olimpiadi, stiamo facendo le ultime eliminatorie nelle nostre sedi, siamo qua con il collega Giuseppe Mastrangelo, responsabile del settore formazione e pratica, e chiediamo a lui come stanno andando le Olimpiadi. Le Olimpiadi vanno avanti, le eliminatorie stanno scorrendo in maniera ottimale, stiamo contattando le varie persone su tutte le sedi, c'è qualche inghippo, ma diciamo che stiamo avviandoci alla conclusione delle eliminatorie, quindi a prepararci per la parte finale che sarà attorno alla fine di marzo. Quindi c'è ancora tempo, chi si vuole iscrivere può ancora iscriversi e partecipare. Mi raccomando allora, iscrivetevi ancora numerosi, vi aspettiamo. Buongiorno, vi diamo il benvenuto al TG Saldatura Flash di questa settimana. Apriamo il nostro TG odierno parlando di saldatura delle materie plastiche. Anche quest'anno l'area formazione materie plastiche del nostro istituto si troverà impegnata sui consueti fronti, la formazione, la certificazione e la normazione UNIEN. Ma come la maggior parte di voi saprà, una delle novità della prossima edizione delle GNS7 è la prima giornata interamente dedicata alla saldatura dei materiali plastici e compositi, il 24 maggio. Nel corso della giornata si terranno corsi, workshop e i funzionari tecnici dei vari settori IS saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere ai loro quesiti. Ma ascoltiamo in merito l'intervento di Maurizio Moroni, funzionario IS Progress, responsabile dell'area formazione saldatura materie plastiche. Buongiorno, come di consueto l'Istituto Italiano della Saldatura organizza presso i magazzini del Cotone di Genova le giornate nazionali di saldatura. Un evento che richiama tecnici provenienti da tutta Italia. Quest'anno, per la prima volta, l'Istituto Italiano della Saldatura ha organizzato un evento dedicato interamente ai materiali plastici, dove verranno presentate memorie ad alto contenuto tecnico, ma soprattutto di interesse anche per gli utilizzatori. Inoltre potete trovare stand delle principali aziende del settore. Sicuramente il personale dell'Istituto Italiano della Saldatura durante le giornate sarà a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Vi ringrazio per l'attenzione e per avere maggiori informazioni potrete contattarmi ai numeri in sovrappressione oppure mandarmi un'email. Ringraziamo Maurizio Moroni per il suo intervento e ricordiamo che coloro che desiderano iscriversi alla prima giornata nazionale della saldatura dei materiali plastici e compositi, che è possibile scaricare la scheda di iscrizione direttamente dal sito IS cliccando sul banner GNS7 presente sulla home page del nostro sito ufficiale, oppure richiederla contattando la segreteria organizzativa manifestazioni tecniche del nostro istituto. Cambiamo argomento e, come annunciato la scorsa settimana, ascoltiamo l'intervento di Luca Moliterni, responsabile dell'area formazione microelettronica IS Progress, che ci parlerà della collaborazione del nostro istituto per la realizzazione, sviluppo e test di verifica di assemblaggi elettronici che verranno impiegati nel progetto ExoMars, progetto in corso di sviluppo dall'Agenzia Spaziale Europea ESA in collaborazione con la NASA. Buongiorno, dal mese di gennaio 2013 le due aree di microelettronica facenti parte rispettivamente della divisione formazione e della divisione laboratorio stanno partecipando alla realizzazione di formazione personale e progettazione e realizzazione di test di schede elettroniche per il progetto ExoMars. Il progetto ExoMars è un progetto interamente previsto, realizzato e finanziato dall'Ente Spaziale Europeo ESA e che consiste nell'invio presso il pianeta Marte di un robotino che analizzerà la superficie del pianeta stesso. Il progetto che noi stiamo realizzando corrisponde appunto alla formazione personale già realizzato, alla progettazione già realizzato e alla fase di testing in fase di attuazione di schede elettroniche definite qualification models, ovvero la coppia
dei cosiddetti flight models, ovvero le schede reali che andranno proprio montate presso il progetto. È un progetto di ampio spazio europeo, che faranno parte molte aziende previste nell'Unione Europea, e noi siamo i primi che hanno cominciato queste fasi di test e quindi ci proporremo in futuro a tutte le aziende in Europa come ente qualificato per poterle supportare. Ringraziamo Luca Moliterni per il suo intervento e concludiamo il nostro TG con un'ultima notizia segnalata da Giuseppe Perelli, funzionario ISCERT, e contenuta su Saldatura Flash di questa settimana. Bando della Regione Umbria sui programmi di certificazione di impresa. Il provvedimento ha la finalità di sostenere le piccole e medie imprese di tutti i settori extra-agricoli che realizzano programmi di certificazione aziendale nel territorio regionale. Il bando prevede una dotazione finanziaria di 800.000 euro ed è finalizzato alla certificazione dei sistemi di gestione aziendale che fanno riferimento alle norme indicate in sovraimpressione. Ulteriori informazioni si possono trovare consultando il sito web della Regione Umbria. Ringraziamo Giuseppe Perelli per la sua segnalazione. Questa era l'ultima notizia per oggi. Ricordiamo che ulteriori approfondimenti e notizie si possono trovare consultando Saldatura Flash di questa settimana. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.